Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon X. Eccoci qui nei laboratori di Elysio. Nella scorsa parte ci eravamo lasciati in questo esatto punto. Bene, riprenderemo proprio da qui sfidando le ultime reclute che comunque ci restavano. Allora, con la squadra è tutto a posto. Di qua non abbiamo nulla, dovevamo andare avanti di qua sfidando lei. Ti farò girare come una trottola. Facci girare pure. Vediamo un po'. Mette in campo Onduline. Eccoci con Jolteon. Proviamo ad usare tuono. Sì. Ok, mancava pochissimo per mandarlo a portare. Le botte di culo sono immense comunque. Usiamo fulmine. KO Ondum. Va bene. Greninja sarà al 53. Prossima scelta sarà Toxicroak. Mandiamo in campo il nostro Lucario. Ok. Ci mega evolviamo e usiamo forza sfera. Oh, comunque c'è da dire che siamo vicinissimi alla cattura di Xerneas, eh? Manca proprio pochissimo. Stava per usare Pantano Bomba, comunque evitiamo. Attacca per primo. Con sbigato attacco. Boom, ancora forza sfera. KO Toxicroak. Bene, possiamo andare avanti. Un attimo, però, devo togliermi una piccola curiosità. Vado sulla borsa. Pokéball. Ho delle baseball. Ho delle ultra ball. Lì c'erano le mega ball, ne ho tre. Mamma mia. Delle sub. Fantastico proprio. Comunque, di qua. Cosa c'è? Wow, che giro. In alternativa andiamo di qua. C'è un'entrata. Oh, ci sono quelle due tizie. Bene, si accorgono di noi. Sì, si continua. La sua faccia non mi è nuova. Non riesco a ricordare chi è. Non ne ho proprio. Non ne ho. Vabbè. Ad ogni modo non è dei nostri. Sbarazziamocene. Hai ragione, comincio io. Oh, parte questa sfida carinissima. Tizia Team Flare, un ufficiale comunque. Mette in campo Mynatric. Ok, l'abilità gli permette. Devo cambiarlo per forza. Mettiamo in campo. Boh, chi mettiamo? Primo Charizard. Boom, eccoci qua. Aio. Vabbè, lanciafiamme non fa nulla. Meglio evolviamoci per evitare che comunque di subire una mossa di tipo elettro. Usiamo lanciafiamme. Vabbè, tuono onda. Capirai. Paralizzati. Cerchiamo di attaccare con pirolancio. Ecco, meno male. Usa fulmine. Eravamo già morti comunque. Va bene. Comunque, Mynatric va a KO. Grazie al pirolancio di Charizard. Gabite sale al 43.
Mancano pochi livelli per Garchomp. Dopo farò il culo a tutti. Sì. Prossima scelta sarà Drapion. Scorpione gigante. Usiamo lanciafiamme. Cerca di attaccare, ti prego. Veleno puntura. Lanciafiamme va a segno. Drapion resiste. Un altro lanciafiamme. Vai. No, siamo paralizzati. Dai ancora. Perfetto. Bene, capo Drapion. Passiamo quindi all'altra recluta barra ufficiale del Team Flare. Charizard al livello 55, Lucario al 47. Vorrebbe imparare calmamente. Calmamente aumenta l'attacco speciale e la difesa speciale, in quanto a danza spada aumenta soltanto il suo attacco. Facciamo dimenticare danza spada, dai. Sulla mossa di... cioè su calmamente possiamo concentrarci sull'attacco speciale e appunto la difesa, quindi penso sia molto meglio. Aumentare due statistiche. Piccola peste, guarda cosa hai fatto a Citizia. Quindi parte l'altra sfida contro Bromelia del Team Flare. Manda in campo Liepard. Dai, è Bromelia. Quindi, boom. Siamo fulmine. Mamma mia. Questo Jolteon sta diventando una belva. Me lo sento, me lo sento. Usiamo scarica. Aia. Non così tanto, belva. Ci vorrebbe un po' di più difesa. Prossima scelta, Bisharp. Mandiamo in campo Talonflame. Dai, Talon. Sta per salire al 52, tra l'altro. Usiamo nitrocarica. Shboom. Togliamo un cazzo. Nota sferza. Ancora nitrocarica. No, per pochissimo. Usiamo acrobazia. KO Bisharp. Va bene. Quindi cosa succederà adesso? Boh, Talonflame al 52 intanto. E sconfiggiamo Bromelia. Dopodiché, vediamo un po'. Penso che adesso si possa passare alle stanze successive. Sei forte, eh? Un allenatore che agisce all'unisono. All'unisono con i Pokémon. E va bene, avrai le risposte che cerchi. Stai molto attento. Abbiamo sfruttato l'elettricità della centrale di Kalos per riportare alla luce l'arma suprema. Ora non ci resta che attivarla. Vuoi sapere come faremo? Useremo l'energia dei Pokémon. Proprio così, le pietre del percorso 10 servono ad assorbire l'energia dei Pokémon e canalizzarla nell'arma. Le pietre allineate del percorso 10 possono essere considerate delle tombe di Pokémon. L'arma che 3000 anni fa mise fine alla guerra tolse la vita a molti Pokémon. E noi del Team Flare, per realizzare il nostro piano, siamo pronti a sacrificare altre vite. Ma che crudeli! Non avete un cuore! Poveri Pokémon! Mo' che ci resta fare? Dobbiamo battere questa. Donate un cuore da casa a queste reclute del Team Flare, vi prego. Anzi, donate un euro da casa per un trapianto al cuore. Insomma. No, che cazzo ho fatto? Ecco, parafulmine di Magnetric. Gli facciamo aumentare l'attacco speciale. Molto sexy proprio. Facciamo così.
Mettiamo Gabite. Con Gabite dovrei avere fossa. Se non sbaglio, eh. Che palle. Usa boato. In campo Charizard. Dai con lanciafiamme. Attacca, ti prego. Bella. Oh, Mynetric muore. Che cosa carina. Quindi nada. Prossima scelta, Scrafty. Continuiamo a lottare con Charizard. E usiamo attacco d'ala. Ah, Misotruce diminuisce la nostra velocità, ma non il nostro attacco. Quindi dai Charizard. Usiamo Pirolancia per concludere. Oddio, resistiamo per poco. Difficile sto fatto. No. Oh, Visotruce. Quindi non attacchi. Che fesso. Usiamo Pirolancio e... E in culo Scrafty. Stupidità over 9000. Sconfiggiamo quindi quest'altra recluta. E dirigiamoci verso questa parte, sì. Siamo quasi arrivati. Adesso, di qua cosa c'è? C'è... Cosa ci sta? Ah, c'è un'iperpozione. Praticamente quella che non potevamo raggiungere dal lato opposto dei laboratori di Elysio. E quindi non ci resterà altro che andare di qua. Mi sa di no. Di qua. Quindi penso alla recluta finale. Non proprio quella finale, ma dovremmo prendere quell'ultimo teletrasporto per poi farci dare la chiave. Bene, questa recluta ha soltanto Golbat. Speriamo di attaccare per primi con il nostro Jolteon. Attacchiamo proprio con tuono. Bella. Sì. Boom, super efficace, KO Golbat soltanto con tuono. Ci mancherebbe altro. Bene. A questo punto, ragazzi, prendiamo questo teletrasporto che ci porterà... Dove? Da quest'altra tizia. Ah, finalmente un po' di moto. Di moto? Mi ero proprio stufata di intercettare conversazioni sull'holovox altrui. Ma che stronza! Ok, manda Toxicroak. Facciamo che usiamo scarica. Ma... Tanto. Niente, via il nostro Jolteon. Mandiamo Talonflame. Usiamo Trespolo. Riprendo un bel po' di punti vita. Sì. Toxicroak usa Veleno Shock. Attacchiamo con Acrobazia. Perfetto. Giù Toxicroak. Prossima scelta Liepard. No, lottiamo ancora con il nostro Talonflame. Facciamo che usiamo volo, sì. Perfetto. Volo va a segno. Shboom. KO Liepard. Un nanosecondo, mamma mia. Che potenza il nostro Talonflame. Gabite sarà al 44. Non facciamoci troppe seghe per Garchomp, vi prego. Dio, una cosa pazzesca. Di qua non possiamo proseguire. Né tanto meno. No, sì, di qua possiamo andare. Però prima visitiamo questa stanza.
Cosa abbiamo qui dentro? Ci dovrebbe essere. Sì. Lei è quella che ci darà la chiave, se non sbaglio. La chiave. Ma io ti avevo già visto nella caverna gelata. Sei da solo questa volta? Sì. Oh, trascurare i propri Pokémon. Ma come? Noi raccogliamo informazioni sui vari allenatori tramite l'Holovox, quindi sappiamo tutto di te e dei tuoi amici. Il Mega Cerchio è uno strumento che risveglia i poteri assopiti dei Pokémon. È l'arma suprema e in grado di amplificare al massimo il loro potere. Tutto sommato, il nostro obiettivo non è molto diverso dal vostro. Martinia del Team Flare. Manda in campo Houndoom. A parte il fatto che ho dimenticato di curare il mio team, però comunque come primo Pokémon c'è Greninja. Usiamo Surf, fortunatamente. Via Houndoom, Shobert con ghiaccio. 54 Greninja. Avanti il prossimo. Lucario 48. Weavile. Charizard, ce la puoi fare? Magari gli attacco una flebo. Spoon, spoon. Mega evoluzione. Penso comunque che Weavile sia più veloce, molto più veloce. Oh no, vediamo. Sì, appunto. Attacco rapido. Niente. Bene, ritorno in campo con Talonflame. Usiamo nitrocarica. Super efficace. Mancava pochissimo. Calcio basso. Non scala di molto i punti vita di Talonflame. Però corpo di fuoco permette di scottare Weavile. Ad un certo punto non ce la fa più. Oh yes. 53 Talonflame. Wow, che mega allenamento oggi. Bene, Martinia si strappa quasi i capelli. Se li stava per strappare. Ta-da! Incredibile, il nostro eroe ha trovato la chiave. Oh, otteniamo la chiave dell'ascensore, giusto caso. Il potere del Pokémon leggendario. Il potere di donare la vita. Una forza misteriosa che la scienza non sa spiegare. Cosa credi che accadrebbe al mondo se racchiudessimo un simile potere nell'arma? Bobo, carissima. Allora, ragazzi, a questo punto dovremmo percorrere questa via qui, o no? Sì, questa qui. Uscire da questa parte, dato che comunque abbiamo il pass. È un momento, però dobbiamo andare. So già che comunque da queste parti possiamo trovare Xerneas. Praticamente Xerneas ce l'hanno loro. Quindi dovremo catturare Xerneas, penso tra due episodi, perché ci sono un bel po' di reclute prima da. Cioè, ci sono un bel po' di reclute da battere prima. Allora, ne compro 40, vanno bene. Mega Ball, ne ho 3. Andiamo con 11. Vanno bene. Comunque, vi consiglio di comprare le Pokéball prima di arrivare a questo punto, perché poi non si può più tornare indietro. E siete costretti o ad uccidere Xerneas, poveretto, e non riprenderlo mai più, o semplicemente avere una botta di culo e cercare di catturarlo con una Pokéball. Cose molto strane. Comunque, entriamo dentro l'ascensore, usiamo la chiave. A che piano vuoi andare? Meno 2, quindi andiamo anche sottoterra. Eccoci qua. Perfetto ragazzi, noi da questo punto in poi riprenderemo soltanto nel prossimo episodio. Io vi saluto per adesso e ci si becca nella prossima parte di Pokémon X. Votate, commentate e iscrivetevi. Ciao belli!